Quali sono quei rapporti che in noi producono vita? Il desiderio del Padre nostro è che noi viviamo la vita, cioè viviamo, dice che dimoriamo in eterno, cioè che dimoriamo nella vita. La vita eterna è vita anche oggi. Nello Spirito, la vita, lo Spirito della vita è anche oggi. E Dio ci promette vita eterna. Tu sai qual è il fine di Dio? Te lo dico. L'obiettivo di Dio. Egli è morto sulla croce per salvare, per guarire, per sanare. Ed egli dice... dà un comando specifico ai suoi. Dice: fortificatevi, state a Gerusalemme, fortificate, riempitevi dell'unzione e della potenza. Per fare cosa? Non per costruire un edificio, per formare il corpo di Cristo, che è un edificio spirituale, che è fatto di elementi spirituali. E ognuno di noi rappresenta quell'elemento spirituale, quel mattone spirituale, ognuno di noi. Lode Gesù Cristo. C'è bisogno che noi rinnoviamo il patto con Dio. Hai ricevuto dal Signore? Gesù è morto sulla croce per te? Domanda, sì o no? Gesù Cristo è morto sulla croce per me. E ancora di più, è risorto. Questa è la bella notizia, è la buona notizia, è la notizia della vita, è la notizia che produce vita, che colleghi le anime alla vita. C'è bisogno di trasmettere la vita, fratelli, fratelli, fratelli. La vita è Cristo. Non è la situazione politica, economica. Non è la borsa che deve influenzare le nostre vite. Noi dobbiamo essere influenzati dallo Spirito e dobbiamo influenzare con lo Spirito. Tu vuoi che lo Spirito si usi e quindi ti riempia? Opera, muoviti. Dice: chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Predica l'Evangelo. Non ubbidire allo spirito di questo mondo. Non ubbidire ai demoni. Alle forze della malvagità. Non ubbidire al principe di questo mondo, che spinge al peccato, spinge all'oppressione, spinge alla maldicenza, alla gelosia, all'ira, alla vendetta. Non gli ubbidire. Ubbidiamo a Gesù Cristo. Ama. Ama il Signore con tutto il tuo cuore. È lo Spirito che vive. È lo Spirito. Dice: le mie parole, ha detto Gesù, sono spirito e vita. Le mie parole sono spirito e vita. Cioè, quando noi riceviamo le sue parole e sono cibo per noi, diventano spirito e vita. È lo Spirito che dà vita. Rimanere nello Spirito significa rimanere nell'amore, rimanere nel rapporto. Nel rapporto con Dio. Fratelli, servite. Se c'è una forza spirituale che non vi vuole fare servire, vincetela, combattela. Servi il Signore, predica l'Evangelo. Predica l'Evangelo. Porta frutto al Signore. Impegnati. Vinci. Vinci. Bisogna vincere. Imita Cristo. Imitiamo Cristo, fratelli. Viviamo Cristo e la vita è in noi e possiamo trasmettere vita. Noi dobbiamo trasmettere vita, vita. Trasmettitore di vita. Ma per essere trasmettitore di vita la dobbiamo vivere. Ci dobbiamo impegnare a vivere la vita, a cacciare tutte quelle parole negative, quelle parole che portano nell'antifede, cioè nella paura, nell'ansia, nell'oppressione, nella morte. E vivere la parola che produce vita. Accetta
la sua parola. Digli, Padre, la tua parola, al di sopra di ogni parola. Il tuo pensiero, il tuo sentimento, il tuo spirito, al di sopra di ogni spirito. Io mi sottometto a te, Padre, in spirito, anima e corpo, nel nome di Gesù Cristo. Desidero la tua guida, la tua frescunzione. Spandi su di noi, Signore, la tua frescunzione, l'unzione che scende dall'alto, l'unzione che scende dall'alto. Scende su di noi,